dai, te l'ho già detto e te lo ripeto per l'ennesima volta. A parte che Giuliano è una brava persona, poi lui è molto introdotto nel mondo della musica, no? Ha certe conoscenze molto belle e sono sicuro che ti può dare una mano, no? Poi, tu che ami il canto così tanto, chi meglio di lui, eh? Sai, mi ricorda tanto i film di Natale, quelli con Boldi e De Sica. Ma no, dai, che non è così. Anzi, sai cosa faccio? Lo chiamo e lo faccio venire qua. Non provarci nemmeno, Pucci, già mi girano. Ah, tesoro, accontentami una volta ogni tanto, no? Ma cos'è che devi dirgli? Lo sai benissimo. Lo chiamo per chiederti di aiutarti, seguiti un attimo. Alessandra, sì, scusami, Allora, mi fai venire su il signor Moliconi? Grazie, ciao. Ma perché? Io semmai ho bisogno di un art director, di un look designer, di un personal trainer, mica del piotta! No, tesoro, senti, io questa cosa la faccio solo per te. Se poi a te non ti va bene, sarai tu a chiamare Giuliana a dire che non si fa più, d'accordo? Tu sei testardo, Pulci, mamma mia. Umberto! Scusa, pensavo che fossi da solo. No. Ciao Luisa, come stai? Come una che aspetta il treno. Spero per un bel viaggio. Delizioso, sì. Umberto, senti... E volevo chiederti un favore, però vedo che sei occupato. Sì, magari parliamo dopo. Sì, esatto. Ciao. Ah, no, aspetta. Già che sei qui, vieni qua un attimo. Sì. Suga un po' una cosa. Allora, è Giuliano. Qua, come mi sta lavorando, mi si sta ambientando, mi lavora, mi produce. Lo sai che pensavo peggio? Sì, perché ad essere sinceri sta lavorando abbastanza bene. Dopo un periodo iniziale di sbandamento, adesso veramente fa un buon lavoro. Oh, mi sembra uno del nord. Sì, uno di noi, tutto bello preciso, attivo. E poi sta integrando bene pure con i colleghi. Non me l'aspettavo, guarda, direi positivo. Una mosca bianca. Hai capito, sti romani? Oh, hai visto, tesoro? Scusa, amore. Oddio, sono i russi, eh. Parlaci te che sei russo, dai. Io sono russo, non sono russo. Sì, lo sapete di me, dai. Pronto? No, non sono signor Martelli. Aspetti un momento, per favore. È quel cliente di Mosca, dice... cliente di Mosca dice che vuole sapere per questa sera, perché abbiamo un appuntamento di lavoro con lui. Ricordi vero che abbiamo l'appuntamento? Sì, certo che mi ricordo, certo. E che cosa faccio? Devo confermare o rimandiamo? No, andiamo, che scocciatura però, L'appuntamento è confermato. Sì... Dove andiamo? Vabbè, calmati, no, digli che richiamiamo noi per fissare luogo e ora, adesso c'ho da fare però, amore. E in questo momento non siamo in grado di essere più precisi. Richiamiamo noi. Come da? Da sì, da. Ah sì, signor Martelli, da. Dieci. E dobbiamo confermare l'appuntamento. Va bene, che due maroni però, Tesoro, guarda, scusami tanto, questa solita pallosa cena di lavoro, mi dispiace di aver incastrato te anche il cappello. Un cliente di Mosca, eh? Ma certo, amore mio, noi ci stiamo espandendo, stiamo aggredendo i mercati dell'est. Figurati che mi tocchi anche imparare qualche parola di russo, così per gentilezza, cortesia, tipo praviet, spakoina noci, da svidania. Cosa vogliamo farci? Lavoro. Ecco, bravo Carlo, grande. Allora, tu adesso vai pure, dopo andiamo da qui, rompi il bar del Voga. Poi mi fai un preventivino per quella cosa per cui ti ho venuto a parlare. Sì. Intanto vi saluto, buona serata. Vorrà dire che stasera andrò al cinema con la Marica. Oh. Però domani non esiste, niente storie. Abbiamo il compleanno della Alice, ricordati che ha riservato tutto un locale in zona Navigli. Sì. Poi non possiamo mancare, sarà una festa meravigliosa. E poi ricordati, tesoro, che dobbiamo anche fare la lista di nozze. Ma tesoro, ma se non abbiamo ancora fissato la data delle nozze. Dobbiamo pur cominciare a fare le cose che dobbiamo fare, no? Va bene. Vorrà dire che cominceremo anche a preparare con largo anticipo la lista di nozze. Contenta? E per domani dalla Alice? Oh, non ti preoccupare, ti prometto sarò tutto tuo. Anzi, lo scrivo anche nell'agenda. In agenda mi metti? Vabbè, tesoro, sai come sono fatto io la vita, no? Vabbè. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua. Segnato. Avanti! Mi cercavi? Oh, Giuliano, carissimo! Volevo un po' vedere te, volevo sapere se ti stai integrando, se ti stai ambientando. Mi sento una bomba. Grande. Lo senti come esplodo? No, che fai sempre il zuccherellone. Volevo presentarti la mia ragazza, la Luisa, anche se forse vi conoscete già. Sì, mi pare di sì. Buongiorno, Elisa. Luisa, non Elisa. Vabbè, scusa.
Guarda Giuliano, io ti avevo chiamato per chiedere se potevi mettere, diciamo così, la tua esperienza al nostro servizio per la Luisa. E che dopo? Come ti dicevo prima, la Luisa è una cantante. E che cantante, vero amore? Solo che per entrare nel mondo delle sette note per la parte principale ha bisogno dell'introduzione giusta. E qui mi scatti dentro tu, che sei il deus ex machina della situazione con tutte le tue conoscenze a Roma, no? Che conoscenze a Roma, io? Sì, tutti i discografici che conosce a Roma, no? Ah, sì, riconosco. Sì, sia tranquilla, io ho un sacco di contatti. Che genere fa? Sono una cantante pop con tendenze funk e influenze jazz, ma senza rinnegare le radici melodiche, con un po' di etnico, insomma. Mi sta girando. No, tranquilla, c'ho un sacco di contatti, proprio cioè, che vanno dalla rock all'up dance. Sì, va bene, guarda, ho capito, facciamo così, me ne vado. No, aspetta un attimo, dai Luisa, la prossima incontrare con Giuliano. Ma fai te, arrivederci. No, Luisa, aspetta un attimo, dai, non ti voglio vedere così nervosa, no? Lo sai quanto ci tengo le cose che amo. E poi non ci tengo un bacetto. Contento? Qualcosa che non va? Lo vedi da te, Giuliano, lo vedi da te. Senti, dai, ti prego, dammi una mano. Cerca di seguirla, correggi i difetti. Io non me ne intendo, non ci capisco la mazza. Io conosco giusto il tuo mignottone lì, ma suonate, che faccio? Bella, dico quelle proprio belle toste. Insomma, però mi raccomando, se qualcuno ti chiede qualcosa, io sono fuori col Carlo. E lui lo sa? Certo che lo sa lui, è la Luisa che non lo sa. E lo credo bene. Però mi raccomando, Frate, l'accorciativo di fratello. Il diminutivo di fratello. A Roma si usa, frate. Tra amici, capito? Mi piace, frate. Allora, frate. Ciao, caro. Va bene Umberto, va bene, sono contento di quello che stai facendo per il Giuliano, hai visto che è proprio un bravo ragazzo, ora pian piano cerca di conoscerlo meglio, sono sicuro andrete d'accordo. Sì papà. Pronto? Cremlino alla panna, ma quante volte te l'ho detto che non ti devi... ti chiamo io, hai capito? Sì, ti chiamo io! No, vabbè, dai! No, non sono arrabbiato, dai, vai! Vuoi che ci vediamo stasera? Va bene, tesoro, va bene. Oh, ma senti, mi raccomando, porta del metto, perché stasera sarà guerra totale! Mi piace parlare con te, perché hai la forza dell'umile che vuole riscattare la sua condizione. Cioè, parole povere? Parole povere. Tu hai la grinta. Hai la grinta di chi vuole rivoluzionare il proprio destino. E quella grinta spesso manca a chi ha i danei e vive nel benessere. Sì, vabbè, ho capito, Luisa, ma tutto questo che c'entra col canto? Niente. Però è un'emozione più intrigante, più forte della musica. C'è qualcosa che mi sfugge. Ti piace il mio profumo? Buono. Ma buono quanto? Buono parecchio. E io ti piaccio? Lei è buona come il pane del Genzano, però è la fidanzata del dottor Martelli e quindi la cosa non si può fare. Quel buona nulla dell'Umberto. Se potessi definire il rapporto tra me e lui, canterei quest'amore una camera gas. Se potessi definire una canzone il rapporto tra me e lei, canterei tu me fai girare. Oh su, Giuliano, scrollati di dosso questo pudore provinciale, su. Facciamo una cosa, io me ne vado. Se c'ha bisogno di me, magari io sono a sua disposizione, ma solo per cose che riguardano le canzoni. Arrivederci. Ma guarda te, se una donna come me deve essere trattata così da un pirla come te. Terrone. È meglio che non ti rispondo. Ciao Core! Ma vada via il Q! Che finezza! Non ho studiato mica alla Bocconi. Alla Bocconi no, ma Fogherello. Giuliano! Ho trovato! Guarda, ho trovato! Ma che? Il cocktail che mi farà vincere il campionato italiano! Eccolo, bianco, rosso e verde. Sì, batita di cocco, menta e fragola, è buonissimo. E vuoi sapere come l'ho chiamato? Come? Fratellastri d'Italia! No!